Vollenborg ha un cognome straniero. È figlio di un possidente, un medico ebreo, che vende i suoi beni a Francoforte sul Meno e con la moglie acquista una campagna nei pressi di Padova. E questo è il palazzo in cui Leone Vollenborg nasce nel 1859 e dove inizia a studiare, ad approfondire la riforma socio-economica attuata da Federico Guglielmo Raiffeisen, l'ideatore, il fondatore delle casse rurali della Germania. È un talento precocissimo e si laurea in giurisprudenza all'Università di Padova ad appena 19 anni. Oggi il palazzo lo vediamo così. Come sede del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche dell'Antichità e di Scienze Politiche dell'Università di Padova.